Certo, signor Nagakata. Sì, faccia preparare l'aereo per la Svizzera. È ora di finirla questa faccenda. Nagakata, ma era quel giapponese ricchissimo che aveva una figlia bruttissima, ma com'è che si chiamava? Meshita. Meshita Nagakata. Meishita, Meishita Nagakata. Giusto, ma scusi, ma che cos'è che sta facendo con tutti questi soldi oggi? Chi crede di essere? Ma il commendator Filippi, come sempre, Porfirio! Vai, vai. Cazzo, questo mi sa che mi ha preso in giro. Commendatore, aspetti! Questo tempo per cercare di capire dove avesse messo i soldi e quello ora mi scappa in Svizzera. E adesso? Commendator Filippi. Ma quale commendator Filippi? Dio? Ma per piacere, ma quale Dio? Oh, insomma, io non ci capisco più nulla. Era tutto uno scherzo. E tu che mi venivi appresso? Allora mi ha preso per il culo per tutto il tempo. E Nagakata? E i soldi in Svizzera? Ma quale Svizzera? Mi sono messo d'accordo con un mio amico per farti uno scherzo. Ma tu, figliolo, non dovevi pensare così intensamente a fregarmi. E i soldi poi? E che saranno mai? Lo so io. E questo è il vero male dell'umanità. Dammi un po' sto mondo. Portiamo Saspa, insomma. Dobbiamo essere più responsabili. Dobbiamo fare meno cazzate. Mica potremmo continuare a fare gli stronzi per sempre, no? Non capisco, ma non è fuggito con i soldi? Ma è proprio sicuro di non essere matto? Mai stato tanto savio in vita mia. Oh, dai, non fare quella faccia. Oh, ci siamo liberi. In che senso? Nel senso che sono uscito dai miei affari. Da ora in poi mi occuperò di fiction. Fiction. E sono ritornato savio anche perché sono stato scagionato da tutte le accuse. Ah, ora capisco. Allora non c'è più bisogno di far finta di essere matto. È la sua follia, la giara. Lei che credeva di essere Dio, un cardinale. Era tutta una recita.
Sì, te l'ho già detto, amico mio, ma vedi, dopo tutto l'impegno che tu hai messo ad assecondare la mia follia, anche se sei stato un pochetto stronzo, ti meriti di continuare a recitare. In che senso? O vuoi fare regista? O dimmi tu, Come vuole lei, commendatore? Ma quale commendatore, Porfirio? Chiamami Ugo e dammi del tu. Pensavo a un film di fantascienza dove gli umani lanciano la spazzatura nello spazio fino a formare tanti anelli che girano attorno alla Terra come Saturno. E pensa che questa idea avrà successo? Un successone con la spazzatura che abbiamo qui sulla Terra! Faremo un sacco. Fu così che il magnanimo e burlone commendator Filippi decise di perdonare il suo fido maggiordomo Porfirio del suo vano complottare che tanto l'aveva divertito, poiché in fondo era così. Aveva preso la vita per la più grande delle burle e a quest'idea si era facilmente adeguato per tutta la sua esistenza. E, a quanto pare, non aveva nessuna, proprio nessunissima intenzione di cambiare. Un momento. E che se ne poteva andare così, senza una morale? Sognò poi tanti fiori fatti a mazzi. Un uomo sempre buono e sempre umano. Che se faccia per primo i propri cazzi. Dannose sempre più che dè una mano. Amore, senti, devo darti una notizia. Filippi è rinsavito, diciamo. Quindi mi sa che per ora non si parte. Come non si parte? Io ho già preparato tutte le valigie. Sei proprio inaffidabile. Non ci si può fidare di te. Sei il solito pastore incompetente. Mescita! Mescita la cacata! Sì, dici tu. E io parlo! Perché ride? Ride! Perché ride? Rotolo! Ermesegastico di carezzoni! Mesegastico di carezzoni, per dirci! E 23! Piace la sorca, eh?